Ragazzi, buon modo dei e bentornati incredibili su Elden Ring. Pazzesco e assurdo, incredibile. Come potete vedere dalla mia bellissima magliettina nera, che probabilmente vedrete molto spesso in alcuni video anche di Palworld e di Project Playtime, sto registrando questi video nella stessa giornata, incredibile. Sus oggi è più calmo, nell'altro episodio avete visto che Sus ha dato il meglio di sé. Tra Ragnar e Nara non so dove abbia messo il naso, se non la lingua, nei punti giusti, e mi dissocio ovviamente da tutto questo. Oggi è più calmo e infatti nell'episodio di oggi, il classico episodio di intermezzo, perché nel prossimo sconfiggeremo Radahn, in questo episodio Sus qui vi volevo dare una piccola esplorata sus all'Accademia, alla zona di Ranni, e magari andiamo a parlare pure della tavola rotonda. Poi ovviamente off camera, piano piano, mi esplorerò tutta quanta questa zona incredibile. Come ho detto nel video di Power, intanto che vado alla tavola rotonda un attimo, la mia grande paura è di non riuscire a finire Elden Ring per quando uscirà l'espansione. Potrei far uscire più video di Elden Ring, quindi forse c'è speranza. Facciamoci una chiacchierata con tutti al volo e poi andiamo avanti. Ma lui ci parla di Roger, vabbè, tutto a posto. Parliamo pure con lui? Ok, ma lui se ne va per andare da col mask, va bene. A questo punto non so se mi conviene comprare più cose possibili da lui, prima che me sparisce, chissà quando lo rivedo. Ah, queste ce le possiamo comprare, che tanto costano poco. Parliamo pure con lui. Of falling, and I have an inkling, so I just wanted, since you're so guarda sì, that he discovered the centipede is an ancient, esatto, whoever finds, and then we may be able to, if only I could spend, if they will. Non mi ricordo mai nella vita come si attivava la sua invasione, non me la ricordo. Well, wonderful, make the journey to the capital with two fingers, you may be out of way. Ce ne bastano due per andare alla capitale, però ovviamente noi completeremo pure Radahn prima di andarci, perché la luna di Radahn è molto sus. Intanto torniamo un attimo al cancello principale, perché io mi ricordo che qui c'era Yura. Io volevo continuare la missione di Yura, perché è un personaggio che mi sta simpatico. Era tipo da queste parti, mi sa che mi ricordo molto male. Cioè mi ricordo c'era un'invasione con Yura qui. No, non è neanche questa. Qui andiamo verso la capitale. Scendendo qua, io mi ricordo andavo da un tizio sus, vero? Ricordo, ma non c'era pure un mercante qua? Ragazzi, dormire 3 ore a notte non è il massimo, io lo dico per la salute, non fatelo. A lui mi pare che vendeva la salmon di quei cosini. Eccoli, questi li compriamo subito perché sono tra le cose più forti del mondo. Vende pure questi, che dite, ce ne compriamo una? Vabbè, compriamo solo una. Qui sotto c'era il nostro amico invece, che adesso elimineremo. No, mi dispiace, mamma mia. Già. Rugiada celestiale. Ah, questa era quella che serviva se ammazzavamo gli NPC. Va bene, facciamo la stessa cosa da questa parte. Forse era qui Yura. Lo vedi che me lo ricordavo? Dai, che me lo ricordavo. Grande, assolutamente sì. E dai, me lo ricordavo che c'era Yura. Meno male che ho esplorato questi due punti sus. E dai, aiutiamo Yura, dai. Questo mi sa che l'ho ucciso tipo una volta sola in blind e poi niente più. Allora, vi dico subito che non mi ricordo minimamente che cosa droppava sto coso. Ubriacone. Ok. Perfetto. Ah, niente? Non mi dava niente? Ah, adesso Yura apparirà davanti al falò e mi dà qualche cosa. Non so che cosa. Forse un paio di schiaffi. No. Ah no, eccolo, cenere da guerra, rapace delle nebbie. Oh, eccolo. Ah no, è proprio qua, vedi. Grande. Ringrazio per l'aiuto. That bloody finger was a thorn in my side. Me ne sono liberato. Here's a token of thanks. Ah, non mi dava l'arma sua? No, forse ricordo. Veloci. I may not have much time. Oh. I'm dying to see you. Eleonora. L'arma sua che me la dava? I've been trusty is the deadliest of all bloody fingers. Esatto. She's felled men, but in spite of her cess blood, if she comes for you, there is no shame in so. Be on your way, perhaps we will meet again. Ora lui, se non sbaglio, muore e quell'infame di Shabriri riprende l'armatura, vero? Non ricordo male.
Infatti quando poi l'ho rivisto ho detto: ah, ciao Yura, però aveva una voce sus diversa. Molto bene, questa era una cosa che volevo fare. Molto bene. Allora, adesso andiamo invece quassù. Oggi è un episodio, ragazzi, così, di intermezzo incredibile. E infatti, quando ci sono gli episodi di intermezzo, sus di solito è più calmo. Vabbè, in generale sus è più calmo. Deve essere tipo la piuma di Sekiro. L'ho usata veramente pochissime volte. Sono contento di aver fatto sta cosa. Allora, l'elmetto a polpo credo di non averlo mai droppato. Sono convintissimo di questa cosa. Non ho proprio memoria di aver mai droppato quell'elmo. L'elmo vaso ero riuscito a prenderlo, mi sa. Forse, nella mia prima run. Eppure questa è una cosa che ho fatto solo nella mia prima run. Avrei aiutato Yura, perché poi tutte le altre volte me lo sono scordato. Allora, andiamo subito a comprarci il Perry più bello del mondo. Andiamo a comprare... Ah, puoi vedere che adesso non riesco a comprarmelo perché ho speso tutte le mie rune. Ah, che risate. Che grasse risate. Questo me lo volevo comprare perché è praticamente il Perry per le persone che non sono bravissime a fare il Perry. Questo, ai tempi miei, era la cosa più forte per fare i Perry. Perché era molto facile. Però io mi chiedo, sarà rimasta uguale questa cosa? Oppure c'era quello giallo, quello aureo che era ancora più forte? Ah, 3000! Cavolo, niente. Ci dobbiamo ritornare. Ragazzi, un sacco di teletrasporti oggi, ve lo dico. Faccio avanti e indietro come un matto oggi. Andiamo a fare il gigante che stava nella cella qui dietro. Adesso ditemi voi chi è che non vuole una reggia come quella di Ranni con dietro un giardino così bello, pieno di lupi affamati. Ditemelo voi, io lo dico. Ah, c'era un falò qua dietro? Ah, qui c'era pure il quadro, è vero. Vedi, mi sta piano piano, mi tornano in mente le cose. C'era il quadro. Qui c'era un lupo cattivo, mi ricordo. Io andrei subito a fare questo qui che era, mi pare, un gigante sus. Non era niente di difficile. Ammazza come mi ricordo le cose. Va bene. Eh sì, è proprio gigante. Non mi è andato in dual. Pensavo di interromperlo. Vai, giochiamo un po', dai. Era un altro di questi sus. Oh, meteorite. Bene. Allora, domanda sus: dove diavolo era il gigante con lo spadone? Che io ero convinto stesse qua dentro. Che dite? Freccia incredibile. Ma se non ho fatto niente. Questo è come quello che sta proprio. Vabbè. Diciamo che non è il punto migliore per affrontare un lupo del genere qua, che dite? Vabbè, più o meno. Io mi ricordo che tutto questo, ragazzi, è l'anello di Radagon, io, Ci riuscirò, ragazzi, quando devo colpire questo coso? Vabbè. Più o meno andata bene. Gli tiro fuori un ricordo. Quando Elden Ring uscì, i fortunati che avevano questa cosa, tra cui me, hanno fatto proprio le peggio porcate su Elden Ring, perché voi non avete idea della potenza di quello che stiamo per sbloccare. Una cosa, ragazzi, inaudita. Io, infatti, l'ho pure trovato tardi, io, però l'ho usato tantissimo, ragazzi. Cioè, il potere di passo gelato, o come si chiamava, era una roba senza senso, ragazzi. Una cosa veramente senza senso. Questo affare... Pestone brinoso, vabbè. Avete capito, questo qui. Questo affare, ragazzi, era tra le cose più rotte della vita. Veramente potevi shottare i boss senza che loro potessero neanche muoversi. Potevi fare dei massacri sus che veramente, mamma mia. Ma qui non vado da nessuna parte? Eccolo qua, perfetto. Allora, io non mi ricordo minimamente qual era la strada per andare a prendere l'arma leggendaria. Questa cosa non me la ricordavo minimamente. Un granchio sui tetti. Ma ammazza, ragazzi, quanto ci ho creduto in quel salto. Era veramente il salto della fede, ma non ha funzionato. Posso dire una cosa? Tanto mi stanno simpatici i granchi, tanto odio le aragoste. A questo punto...
punto andiamo a parlare pure con uno dei personaggi veramente più sus di tutto The Ring, che solo con sus può andare d'accordo questo personaggio, e infatti li faremo conoscere adesso. Oh, e adesso non so se succede qualche cosa, se ho scoperto il nascondiglio, come dire, degli esperimenti del nostro amico prima del tempo. Non credo però. Che poi ci sarebbe pure tutta la parte sotterranea per andare avanti pure con la missione di Blight. Ai ai ai, ragazzi. E questo? Maschera da lupo nero. Ah, ma non te la davano quando moriva Blight? Shush, stai attento che questo è un personaggio veramente shush. Allora, tipo col cappello strano. Mi hanno detto dalla regia che tu vendi dei pupazzi strani. Ma che ci fai con questi pupazzi? Quelle manine sus, secondo me, tu sotto sotto fai cose un po' sus, però vabbè dai, e se ti avvicini a sus, la vedi quella alabarda? Ecco, sai dove te la metti? Potrei far vedere quella scena dell'animaletto che corre così in loop eternamente, molto gratificante oserei dire. Comunque, parliamo un po' con questo soggettone, ma sus ha detto la sua, Non so se fare la sua missione, lo sai? Intanto accettiamo, eh. Chissà che ci vuoi fare, eh? Allora, fai pensare. Andiamo un attimo da Iji. Ci sarebbe da andare sotto Sepolcri, dovrei andare con Blight a fare quella roba lì, però non so se farla in questo episodio incredibile. Ecco, riguardo Nohron. After years of expeditions by going underground, truly we failed lies made a good go of it, to be honest. Tanto lì c'erano quegli arcieri infami, mamma mia. Lies? Is Lady Rani's death his mother, Queen Renala, approved of him? They were always happy. When Lady Rani renounced her flesh and chose the life, and I. But none of us will ever forget. Promise to look after Blythe. The man is honest. Mi sa che la spada leggendaria la prendo off camera, perché ragazzi, mi metto a cercare qui dentro in mezzo a tutte ste manine sus. Il maniero me lo esploro off camera, piano piano. Stessa cosa qua. Qui sono una marea di segreti, c'è pure il segreto per andare al castello con Patches. Tanto Patches non l'abbiamo incontrato. E io tuttora non so come andare avanti con la missione di Varrecco. Questa è una cosa che mi dovrò cercare per forza, perché non mi ricordo minimamente la cosa di Varrecco. Qui c'era pure il tizio che vendeva i granchi, insomma, quella roba là. Qui c'è un sacco di roba da fare. Mi sa che facciamo una cosa sussa, lo sai? Mi è venuta in mente un'idea. Avevo detto che era un episodio di intermezzo, ed è un episodio di intermezzo alla fine. Però voglio regalare qualcosa di sussa a questo episodio. Quindi voglio fare qualcosa che mi aiuti ad avanzare. Quindi andiamo qui sotto. E velocemente, anche se non credo riuscirò mai nella vita a essere così veloce, vorrei ammazzare lo spirito del cervo. Se riuscissi a ammazzare pure lo spirito del cervo, avrei fatto un episodio sus intermezzo, perché abbiamo fatto un po' di esplorazione incredibile. E siamo andati avanti qua. Allora, se non ricordo mai, dovevo accendere tipo un sacco di torce, vero? E qui io mi ricordo che c'erano gli arcieri più forti della vita. Ai 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 ai, però è anche vero che... Vabbè, sta scena è sempre epica. Che spettacolo sto vostro. Questa è una delle scene più belle del The Ring, eh? Allora, qui faremo uno skip proprio... di quelli volanti, proprio. E cercheremo di arrivare nella zona del cervo. Allora, pronti ragazzi a fare una di quelle corse proprio incredibili, pazzesche, così? Pronti? E si corre, ragazzi. Si corre così. Poi me ne recupero tutte le cose qua, ecco, è pieno di segreti. Ma io... complimenti per il danno comunque, eh. Mi sa che io un giorno mi devo mettere a farmare qualche livello e mi levo questo cavolo di anello di radar, perché non ne posso più deportarlo. Anzi, eh. Era poca strada. Eccoci qua. Molto bene. Due obiettivi da fare qua: parlare con Blight e provare a eliminare lo spirito del cervo. Almeno non mi sento in colpa di aver fatto un episodio un pochino moscio. Una l'abbiamo accesa. Beh, ragazzi, secondo voi questa cosa che sto per fare, cioè questo rush di tutta una zona che è famosa per non essere possibile rushare con facilità, secondo voi sarà possibile? Ma soprattutto, quanto danno faremo a queste creature? Vabbè. Allora, e ne abbiamo accese due. Andiamo avanti. Ma facciamo un giretto intanto attorno qua. Tante volte ce ne fosse qualcuna nascosta qua. Oh, e dai. Che fate, ne privi? Con calma.
Ti pare giusto? Eh beh, certo. Mi pare molto onesta questa cosa. Ok, una alla volta, perché questi sono duri. Ne vale la pena, ne balza la pena. Ok, devo fare proprio una cosa così extreme? Ok. No, 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 no. È il momento di bere. Divertente esplorare quest'area, ragazzi, mamma mia. 3? No, no, fratello, però tu sei un po' cattivo, Però è che hanno zero equilibrio queste cose, perché altrimenti se avevano pure equilibrio c'era da spararsi. Ok. Uno di vita? Forza. Ok. Calma. Non lo farai mai, proprio mai nella vita. Questo c'ha l'arma gigante. Va bene, non mi ricordavo che facevo un po' del genere. Guarda che hanno zero di equilibrio. Ok. Molto bene. Mi ricordavo ce ne stava una qua, vai, vai. Accendi, 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 vai, vai, vai. Ok, blind è laggiù. Mi metterò qui con calma e mi faccio tutta l'esplorazione anche di quest'area qui, Che pure quest'area è piena di segreti sus, Oh, apologies, mate. But I don't have much to go. I can see bloody knock on right above me. Non hai idea che ci sta lassù. Besides, leave this place to me. If either of us learns anything, leave this place to me. If either of us learns. And if we reach a dead end, I suppose because some of us rarely gives a straight answer. Me ne mancano ancora 4, mamma mia. Allora, una sono sicuro che è al centro. Ragazzi, qui toccherà fare una cosa veramente extreme. Mamma mia, quanto sono extreme. Extreme ECW! Da qualche parte sus c'era un falò qua. Ah, eccolo laggiù, perfetto. Vai, 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 molto bene. Ti prego, fai che sono tutte da questa parte. Ti prego, altrimenti vado nel panico io. Questi battono i piedi. No, no. Ragazzi, qui tocca fare proprio una cosa proprio ancora più extreme di quella di prima. Io ve lo dico. È andata bene, via, 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 via. No, non mi interessa. Come ho fatto a non farmi niente? Ma come, i danni da caduta di solito sono spietati. No, via, via, via. Via. Non temo i topi. Allora, qui c'è, tra l'altro noi potremmo sbloccare pure l'ascensore sus qua. Allora, mi ricordo male a quell'ascensore, tra l'altro ci portava a Kaelied, no? Mi ricordo male, vicino a Radahn. Secondo me me ne mancano ancora 2. Non mi ricordo però dove stanno. Mamma mia, che bravo, l'ho preso tutte! Dai! No, ne manca una, cavolo! Era qui dietro. Fantastico. Pazzesco, veramente. Sono contento. Oh, queste sono le soddisfazioni. Eliminiamo questo affare, abbiamo fatto un episodio bellissimo. Abbiamo fatto un episodio super godoso. Ecco qua, adesso ci facciamo questo boss qui. Baffettino. E si va. Ma non ha quanto tempo che non affronto questa creatura. Facciamo un male atomico. Ah, è vero, dava il calcettone lui. I scheletrini a me fanno impazzire come roba, li adoro. Infatti li porteremo al massimo gli scheletrini. Poi sus, scusami, adora gli scheletri. Vabbè, io volevo fare i post, vabbè, ma niente. Andato. Molto molto bene. Benedizione del godo! Più canon di così, che cosa siamo voi? Ci vediamo al prossimo episodio, dove probabilmente andremo a sconfiggere Radahn incredibile. Quindi è un episodio super godoso. Alla prossima!